Perché com'è stato tirare dentro loro in questo mondo così, diciamo, chiamiamolo colorato di cento? Ma io sono sempre molto ammirato dagli attori che affrontano l'impresa di stare a fianco a Antonio quando fa questo tipo di film, perché è una cosa difficilissima. Perché Antonio ha una capacità naturale di essere al contempo reale e surreale, di essere maschera nel contempo di portare una qualche verità. E se tu lo segui nella sua strada è finita, perché non è quello che richiede la maniera giusta. Nei miei anni di lavoro con Antonio mi sono accorto che ogni attore deve portare una sua personalità, però trovando un registro che è difficilissimo, è unico. Devo dire che io, quando ho letto il copione, ho pensato subito, adesso si dice sempre, quindi lo diciamo pure noi, però non è, questa volta è vero, io ho pensato subito a loro due, ho pensato a Gianfelice per Venanzio e a Caterina per Petra, perché delle loro caratteristiche che avevo visto in film molto, molto diversi, diciamo, sono due attori che fanno del cinema molto impegnato, molto realistico, molto... molto strutturato, no? Io avevo visto un film del mio amico Carlei, del mio amico Carlo Carlei con Caterina, dove lei faceva tutt'altro, però aveva le caratteristiche di dolcezza e di però grinta, di poter credere che un personaggio così poi abbia un cambiamento grande come avviene al personaggio di Caterina dentro il film. E così Gianfelice in tante sue interpretazioni. Curiosamente con Antonio abbiamo parlato tantissime volte della sua interpretazione di Gomorra. C'era una scena, quella quando lui assiste a questa strage, che c'è un'uscita di scena veramente sorprendente. Il problema di chi ha visto tanti film è che quando poi vede rarissimamente un attore che fa una cosa eccezionale, gli resta dentro, per cui in realtà è stata una scelta molto rapida e molto facile per me. Possiamo dire che siete un po', no, i poli opposti del mondo, dell'universo di Cetto? No, opposti no, perché noi rappresentiamo la sponda più o meno realistica con cui la favola del personaggio di Cetto può giocare, insomma. E poi lui ci ha tirato dentro in modo mirabile, a me mi ha tirato dentro in una cosa, a un certo punto mi fece una domanda che sembrava astrusa, ma tu sei mai andato su un cammello? Io dico, no, sono mai andato su un cammello. Dopo mezz'ora mi trovai dei cammelli su cui dovevo montare. Sì, sono esperienze, questi film sono esperienze. Intense. Eppure lui ne ha fatte tante, però il cammello in effetti. Ti mancava. No, è stata una bella sfida. Devo ringraziare anche Giulio, insomma, si è fidato di un'attrice che viene dai ruoli drammatici, è la mia prima commedia, un'attrice che non sa sorridere, ormai questa è una gag che ci racconteremo tutta la vita, e quindi in realtà io con Petra ho portato il lato drammatico di una donna, senza spoilerare niente, di una donna che è a fianco a uno come Cetto, quindi con tutte le sue sfumature della quella disperazione. Quella del ridere è stata una chiave di volta del tuo personaggio, perché nella prima parte del film lei è una donna tedesca che sta a fianco a un uomo italiano che fa delle cose terrificanti e lei le ha tutte accettate. In realtà, secondo me, il modo giusto per affrontarlo era proprio una donna che si diverte di questo mascherone italiano che fa cose, però in realtà gli porta un po' di energia in un mondo poi i nazifascisti, qual è, esatto, la famiglia, per cui ridere è stata la chiave. Che poi Cetto, diciamo che ha la qualità di tornare in periodi politici sempre un po' particolari. Ma sono i periodi politici. Purtroppo sì, siamo noi che non riusciamo a uscire da questo periodo particolare, ci siamo dentro da 20 anni, e 20 ormai pure di più, insomma. Sì, quando ero arrivato io già c'era. Quindi. Sì, sì. Lei non l'ha visto, al periodo normale lei non l'ha visto. No. Sono 25. Dal 94, sì, porca troia. Vi ringrazio molto. Grazie. Grazie. Grazie a te.